Grazie Presidente, perché vorrei sottolineare che se c'è qualcosa di poco chiaro è il discorso che è stato appena fatto dal consigliere illustrando questa proposta, perché non lo so a quali fasce di popolazione si possa riferire quando, diciamo, dice che i figli fanno accattonaggio e quindi a chi manda i figli a fare accattonaggio non deve essere data la casa popolare. Io, diciamo, non ho capito questo. È chiaro che ci sono dei diritti che devono essere uguali per tutti. Per quanto riguarda l'assegnazione delle case popolari, c'è una legge, la legge è regionale, la legge è anche datata ed è, diciamo, i requisiti del bando, dell'ultimo bando, sono quelli del 2012. Ripeto, bando anche sottoscritto, votato, attivato dalla giunta Alemanno, quindi insomma i criteri sono abbastanza chiari, soprattutto la destra dovrebbe conoscerli anche molto bene. Non si capisce, ecco, quali fasce di popolazioni potrebbero essere agevolate piuttosto che altre. Tra l'altro, conoscendo il bando stesso dà priorità a chi ha effettuato la domanda da più tempo, cioè coloro che sono in graduatoria da più tempo sono già al parità di punteggio, c'è già una premialità per queste famiglie e per questi nuclei. Quindi non lo so, non si capisce bene la ratio dietro al discorso del consigliere, perché, ripeto, attualmente l'assegnazione delle case popolari rispetta una graduatoria. La graduatoria rispetta determinati requisiti, i requisiti sono iscritti nel bando del 2012 e del 2000 e quello del 2012 si basa su una legge regionale del 2012, perché a seguito della modifica della legge che poi è stato effettuato il bando dal Comune di Roma appunto nel 2012. Quindi non lo so, non è molto chiara l'interpretazione. Se poi si vuole fare delle modifiche ulteriori, chiaramente dobbiamo fare un nuovo bando. E il nuovo bando deve seguire una modifica della legge regionale. Quindi diciamo che per lo stato attuale ci sembra che l'amministrazione stia ponendo in piedi tutte le, cioè, tutte le regole che devono essere rispettate. Non è che il Comune di Roma in materia di politiche abitative può inventarsi niente da questo punto di vista. Quindi c'è solo il rispetto di regole, di norme che tra l'altro in questo caso non abbiamo fatto noi e che tra l'altro in questo caso non possiamo nemmeno modificare noi. Grazie.